purtroppo poco tempo per conoscere e apprezzare questo nostro fratello. Per questo vi dico che pur nel buio sofferto di questi giorni possiamo scorgere la luce della speranza che ha dato senso alla vita del nostro caro amico, del nostro fratello, e che ora non ne decreta la fine, che non permetterà che le sue azioni di vita vengano dimenticate o manchino di senso, e che invece rimarranno in noi presenti come un segno della grazia di Dio che si fa carne nelle nostre carni, perché in Cristo Dio ha vinto il mondo con le sue molteplici schiavitù e con le sue strutture di morte, lasciandoci una parola di speranza e di salvezza. Nel mondo avrete tribolazioni, dice Gesù Cristo, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Amen. Amen. Vogliamo ancora raccoglierci in un momento di preghiera? Chiedo all'amico e membro del Consiglio di Chiesa, Giuseppe Mattesa, di condurci in preghiera.